crogiovia Morel, lato 1004, Piemonte Funivie del 79, riposizionata da Sacif nel 1996. Prima era a Val d'Aosta, non mi ricordo dove esattamente. Ah, e la stazione motrice che è stata ricostruita è Sacif. Le seggiole sono marchisio del modello anni 80, perché Piemonte Funivie non produceva seggiole e montava quelle marchisio. Dato che di seggiovie ne costruiva pochissime, non aveva senso tenere in produzione anche le seggiole. Anche la seggiovia Conca del Sole di Pargelato monta seggiole marchisio. Ho un dubbio esistenziale, ma con sto coso in mezzo, se ho i bastoncini in mano, poi la sbarra, come diavolo la alzo? Boh, non è mica fra tanto il punto, quindi bisogna che ponga il problema orora. Allora, direi che se le incastro così, esatto, così. Così sono incastrate, esatto, che lo zaino le tiene, ok, e sono sotto, così riesco. Perfetto. Trovata la soluzione. Quindi qui da questo lato sostituisce uno ski lift marchisio che si chiamava Gorba. Ma dall'altro lato non lo so. Vabbè, tanto chi guarderà questo video sicuramente ne saprà più di me. Quindi. Abbastanza inutile che mi metta a fare sproloqui. Quella cos'è? La linea del vecchio colle di tenda? So che prima c'era uno ski lift in curva. No, è troppo ripida, possibile. Non può essere la linea di uno ski lift. Oddio, basta che sbarco lungo qua, siamo sia rapidi. È un attimo.
ragazzo. In teoria quindi la stazione a valle è quella di Limonetto, perché i sostegni qui vanno con numerazione crescente, invece da 1004 vanno al contrario. Questa volta mi sono messo da questo lato qua, così con questa mano riesco a tirare sulla sbarra, da così. Prima l'ho dovuta spingere con la spalla. A quanto pare queste seggiole non sono molto adatte a essere prese da un passeggero da solo, perché adesso io sono seduto sulla sinistra e c'è la seggiola inclinata di 20 gradi quasi. Forse perché rispetto alle Leitner o altri tipi di seggiole, queste sono un po' più larghe, allora fai più movimento. Ma la coppia asimmetrica che si crea è maggiore.
che qua in mezzo ai due viaggiatori c'è tutto questo spazio qua, tutta sta roba qua, che in altre seggiole, altri tipi di seggiole non c'è. Quindi essendo più strette, anche un viaggiatore che è asimmetrico perché è da solo non crea